Eccoci qua ragazze per fare l'osomaki, il sushi fatto in casa. Già abbiamo fatto il primo video in cui, Delighiri. sì, di ghiri e poi il primo video in cui abbiamo fatto vedere proprio tutto il riso, quindi volete sapere del nostro salmone che utilizziamo, le salse che utilizziamo, guardate quel video, vi lasciamo tutti i link nei box informazioni. Adesso ci occupiamo degli Osomaki. wow, che sarebbero quelli classici, Sì. quindi adesso li facciamo. Ovviamente noi li facciamo a modo nostro. Normalmente si mette solo l'alga e o l'avocado o solo il salmone. Noi invece ci mettiamo un po' di tutto, quindi facciamo una Facciamo un versione po' più più abbondanti. buona e saporita. Ok. Come alga utilizzo questa qua, alga marina. Anche questa qua la prendo al negozio biologico, è ottima. Adesso tu tagli l'avocado. Il mio compito è tagliare l'avocado. Brava, perché tu lo sai tagliare benissimo, lei è Sì. bravissima. E anche per l'avocado, nel primo video vi abbiamo dato dei consigli su come sceglierlo, su come comprarlo, su come averlo morbido, quindi guardate quel video. Adesso è super maturo e Sì, è morbidissimo, morbidissimo, guardate la succoso. polpa com'è Lo bella. adoriamo veramente. Il salmone già l'ho tagliato, quindi siamo pronte. Con la nostra tovaglietta, io intanto procedo, eh. Quindi si prende un'alga nori con la parte liscia, che ci sono due parti, il lato liscio viene posizionato qui sopra. Io vi dico, quando voi inizierete a farvi sushi in casa, ve lo farete sempre perché è buonissimo quello che vi fate. È bello anche andare al ristorante, però è bello anche farselo in casa, perché ti puoi fare, te lo puoi fare a modo tuo. Noi poi facciamo molti molti esperimenti, infatti vi vogliamo fare tanti video proprio perché facciamo anche tante cose sfiziose a modo nostro, lo perfezioniamo, lo caratterizziamo, quindi è molto bello, è È divertente a farlo, no, vero, in casa. divertente. Qui io mi posiziono sempre una ciotolina con un po' di acqua fredda per bagnarmi le mani se mi appiccico di riso, ve lo consiglio questo trucchettino. Quindi metto il riso qui sopra e poi lo inizio a schiacciare. Vedete, se per non farlo attaccare con le mani così, io bagno un pochino le mani nell'acqua fredda, asciugo leggermente e vado, e così non mi si attacca il riso. Infatti all'inizio non lo riuscivo a fare, poi ho scoperto questo trucchetto, adesso vado spedita e poi si schiaccia. Nancy, non mangiare l'avocado! È buono, pure a me mi piace troppo, mi fa tanta gula È l'avocado. Poi ne buonissimo. facciamo tante È ricette, vero, con con l'avocado l'avocado, ci piace, tante. perché ha un sapore di noci troppo No, buono. buonissimo. E poi fa tanto bene, ragazze. L'avocado veramente fa benissimo. È un cibo ricco, ricco di sostanze e nutrienti. Un cibo sano per eccellenza. E va tagliato a fettine sottili, sottili, Ah, è sottili. vero, sì, molto sottili. Coperto con il riso, a questo punto ci vado a mettere l'avocado e il salmone. Il salmone è anche tagliato sottile, lo vado a posizionare così. Di solito faccio due e una mezza fettina, che sono standard queste dimensioni dei fogli, e poi ci metto l'avocado, bello tagliato sottile. Brava Nancy, sei la numero uno, ok, abbondante. Come abbiamo detto prima, andrebbero fatti solo o con il salmone o solo con l'avocado. In questo modo è anche più semplice avvolgere, ma dato che noi ci vogliamo complicare la vita perché ci piacciono proprio avocado e salmone assieme, lo facciamo così. Quindi voi, se magari è la prima volta che lo fate, mettete o solo salmone o solo avocado, così è più facile. A questo punto, vedete, si fa così. Si stringe con le mani e si preme qua. Si preme, poi si toglie. È più facile, è più difficile da spiegare che da fare. Poi si gira ancora un po' e si piega ancora così. E in questo modo si avvolge. Vedete, questa qua vi serve appunto per avvolgerlo. La vostra tovaglietta vi serve per avvolgere il roll. Eccolo qua. Io poi l'ho visto di fare nel ristorante, mamma mia, sono velocissimi, sono bravissimi. Però anche noi, insomma, ce la caviamo, ormai è tanto tempo che lo facciamo. Eccolo qua. Questo è il vostro rollo, guardate com'è bello. Io a questo punto, prima di tagliarlo, lo metto sempre un pochino prima nel frigorifero, così poi quando lo taglio è più compatto e non si apre, quindi lo metto in frigo. Ecco qua il nostro osomaki. Questo qua è proprio il classico, quello là con l'alga fuori.
con un coltello, un coltellaccio. Sì, vabbè, non è importante le dimensioni, è importante che sia un po' bagnato. Io lo bagno con l'acqua fredda e poi lo asciugo di modo che scivola meglio. Taglio prima a metà, deve essere molto tagliente il coltello, poi faccio questo metà, poi faccio questo metà. Paki, parla, care, vuoi dare un consiglio? Dallo, ecco qua, bagnato, questo è il segreto che mi ha detto Pakito. Che quando, no, perché di mettere lo strofinaccio bagnato, di passarlo così, così taglia meglio il coltello, che sennò si attacca di riso e non taglia più. Adesso quindi vado a tagliare tutti i roll che ho fatto, li vado a tagliare metà e metà, quindi questo, questo, e abbiamo fatto tutti i nostri singoli roll. Se vedete che si attacca così, vedete? Ci passate lo strofinaccio bagnato oppure lo sciacquate, insomma, con acqua fredda, come volete. In questo modo si tagliano perfettissimamente. Guardate che magnificenza, come sono bellini questi roll, troppo troppo belli. Ecco qua i nostri osomaki, che sarebbero il sushi, diciamo, classico, buonissimo. A me piacciono un sacco la nostra versione, perché quando vado al ristorante giapponese o c'è solo il salmone o c'è solo l'avocado. Invece questi sono con entrambe le cose, quindi sono saporissimi. Una bomba, buonissimi. Quindi questo è tutto, ragazze. Mi raccomando, guardate gli altri video che vi lasciamo nei box informazione, che vi abbiamo fatto altri tipi di sushi, tantissimi. Quindi tutti i link nei box informazione. Mi raccomando, se fate il sushi, taggateci su Instagram. Vi mandiamo un bacio grande. Ciao!